Live. Ciao Karenz, buonasera, siamo in diretta. Allora, chiedo anche a te come a tutti, ti aspettavi Carlo Ancelotti a Napoli, però la verità. Ah, perché devi la verità? Sì. Te lo aspettavi di vedere? Io non avevo nessuna aspettativa su niente. Eh? Era più probabile quello nella mia testa, ma adesso ho preso atto che lui ha firmato qui, quindi è una bella sfida per lui, bella sfida per il presidente, per il club, per la città. Un segnale importante da parte del presidente Laurentiis, che dopo un grande Sarri, diciamo, porta a casa un allenatore molto vincente a livello internazionale, con grande esperienza, che vuol dire che vuol continuare a spingere per la conquista dello scudetto, quindi credo che sia un bel messaggio. Secondo te come l'ha convinto Ancelotti? Con quali argomenti? Fate prima parlare con lui. Io perché devo fare fantasia? No, fammi domande che posso rispondere io, non voglio parlare di cose che non so. No, Ancelotti farà l'Ancelotti, Sarri, quindi non so, dovete parlare con loro, io non posso parlare di quelle che non so, ripeto. Mister, io torno invece sul premio, un premio molto importante qui a Football Leader contro ogni sorta di discriminazione, le chiedo quanto è stato fatto e quanto si deve fare ancora per contrastare questo terribile fenomeno. No, la strada è lunga, c'è tanta discriminazione, razzismo. Cioè la lotta per l'uguaglianza nei pagamenti, nelle chance che uno ha per poter svolgere un lavoro, opportunità, pari opportunità, sono tante cose che anche nel calcio si trovano, ma credo che ci sono movimenti positivi a livello internazionale, se parliamo della UEFA, FIFA e anche associazioni stessi locali stanno muovendo comunque per rendere visibile questa cosa, che non sia più un tabù, perché cominciare ad avere una conversazione su questi argomenti, educare specialmente i giovani e promuovere la diversità, l'inclusione è fondamentale. E a proposito, tu hai sempre speso bellissime parole per il pubblico del San Paolo, che ricordi hai? No, io ho ricordi molto belli per in Italia in generale, credo che non dobbiamo fare l'errore di generalizzare, però serve un movimento forte per promuovere diciamo, la diversità. Questa è una città, Napoli, che credo che subisce molto questo diciamo, tipo di bullying, no? Discriminazione qui in Italia. Per quello dico che in tutte le forme si sono ancora presente, però dobbiamo educare, non essere rancorosi, però educare specialmente i giovani, promuovere la diversità, essere diverso non è un male, anzi dove ho vinto avevo sempre almeno 5-6 etnie diverse dentro la squadra, che assieme riuscivamo a superare difficoltà molto più facilmente, divertirsi e parlare comunque una lingua comune, perché alla fine le cose che abbiamo in comune sono molte di più. Clarence, cosa ti ha lasciato l'esperienza alla Corugna e dove ti vedremo poi in panchina? Il dove è una domanda che vorrei rispondere anch'io, non lo so ancora. Paese almeno? No, non lo so, non ho preferenze, ma sicuramente ho preferenze di bel progetto, un progetto serio che generalmente si trovano in tanti, no? In questo periodo tutte le squadre si stanno pianificando i loro prossimi passi, quindi per la stagione prossima, quindi sono a vedere per ricevere dell'opportunità. La Corugna è stata un'esperienza molto importante, siamo riusciti a migliorare tanto la squadra, purtroppo non siamo riusciti a salvare col miracolo la squadra per rimanere nella Liga, però abbiamo lasciato qualcosa di importante sia a livello di gioco, ma anche internamente a livello di organizzazione, il club ci siamo lasciati in maniera, diciamo, contenti di quelle che abbiamo vissuto assieme, perché poi purtroppo o per fortuna nello sport non sempre vinci, no? E non sempre quando giochi bene nel calcio riesci a portare a casa il risultato, quindi questa fa parte un po' della vita. Grazie.